tutti, bacione enorme dalla vostra amica. Sì, sono qua con un mega scatolone. Non chiudo l'altro pezzo, io ho già sbirciato perché ero curiosa. E questo è un super regalo per me, perché insomma è un regalo. E adesso lo apriamo. Vado a togliere l'imballo, perché è super mega imballato. E qua ci sono dentro 6 pacchettini. Adesso vi dico tutto bene chi mi ha mandato queste meraviglie, che sono sicura saranno meraviglie. Adesso un attimo vado a togliere prima di tutto tutti i pacchettini, ok, che sono 6, e dopo adesso vi dico tutto bene. Poi questa fantastica scatola che lei mi ha messo, ma veramente io quando l'ho aperto, perché ho sbirciato un po', sono rimasta impressionata, perché è tutto ben curato, tutto fatto benissimo, e io la ringrazio tantissimo. Allora aspettate, che... e lei è Giovanna. Grazie Giovanna, adesso vi spiego tutto bene, che ha fatto un libro e mi ha mandato anche i suoi gadget, tutto fatto da lei. Allora adesso aspettate che... ho abbassato, scusate, l'inquadratura, alzo un pochino. Adesso andiamo a vedere tutto bene, perché ho sbirciato ma non ho aperto i pacchettini, perché giustamente volevo farlo con voi. Pacco 4, pacco 2, pacco 5, tutti super mega incartati benissimo. E poi c'è questa scatolotta, ma super bella, che terrò, metterò le mie cosine. Qua c'è la letterina, che ho già letto. Pacco 1, pacco 3, pacco 6, e che è tutto questo, che carini! E poi ci sono queste, che belle. Ah no, le ho messe dentro, ma che meraviglia, poi imballate benissimo. Allora, ecco la scatolina, la allontaniamo un pochino, la metto qua sopra, perché vedi che il mio cane sta dormendo lì adesso, perché c'è caldo, però lui morsica tutto e non voglio, perché quella la devo mettere in alto con dentro le mie cose, perché è fantastica. Anzi, devo farvela vedere benissimo col fiocco. Guardate, grigio scuro, bianco, è veramente bella, grazie mille, sei davvero un tesoro. E lei, insomma, ha scritto e fatto questo libro, che adesso dopo vi faccio vedere, che trovate in vendita, logicamente. Allora, io apro qua perché vi voglio far vedere nella bustina gli stickerini che mi ha messo. Guardate che bucci che sono! Ma sono fantastici. Dopo li lasciamo qua in parte, vediamo bene il draghetto. Ma che meraviglia che sono, no? Guardate che meraviglia. Sono uno più bello dell'altro. Allora, dopo li rivediamo dopo, perché prima voglio andare a aprire tutto. Allora, lei è Giovanna Cascella. Adesso vado ad aprire questi, scusatemi. Poi nel dettaglio, tutto ben sigillato, chiuso. Che meraviglia. Allora, e tu in questo momento non stai dicendo la verità. Un imperdibile romanzo fantasy che io adoro, disponibile in tutti i migliori store, versione ebook e cartaceo acquistabile. È acquistabile su Amazon, la Feltrinelli, Mondadori Store, e poi vabbè, adesso vi faccio vedere, ve lo avvicino. IBS, insomma, non so se metterà a fuoco mai così. Mette a fuoco un bel cavolo. Poi oggi c'è particolarmente un buio qua. Ecco, magari così. Insomma, questo è... E dopo andiamo a vederlo. Ve l'ho spoilerato un attimino, ma... Insomma, questi qua sono i bigliettini che io darò anche in giro, anche al lavoro magari. Le colleghe che sono interessate. Allora. Infatti, vabbè, io non vi leggo perché... Insomma, il contenuto dei pacchettini ha scritto ta 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 ta, ma non voglio aggiungere una cosa, che voglio che... Beh, ti ringrazio, perché io guai per i libri, io adoro, mi piace leggere. Vabbè, l'acquisto posso dire che nei vari store, ok, in vendita, c'è l'anteprima gratuita, in modo che tutti possono appunto avere l'idea di decidere se acquistarlo o meno. Cioè, giustamente in base ai propri interessi, come ha scritto lei, adesso vi faccio vedere perché sono troppo curiosa.
andiamo subito ad aprire. Iniziamo dal numero 1, andiamo in fila logicamente. Allora, aspettate che sposto. Numero 1, avviciniamo un pochettino. Adesso spara flash a tutto qua. Mi dispiace perfino disfarli, sono talmente carini. Allora, pacco 1. E voilà. Che carini gli adesivi. L'elefantino che si è rotto, figurati se io non lo spaccavo, logicamente. Sono molto materiale io. Allora, comunque sotto nell'info box poi vi lascio tutti i dettagli. Allora, primo pacchettino, andiamo subito ad aprirlo, cartato nel pluriball, vediamo. Io so che cos'è, però non l'avevo vista perché lei mi ha spoilerato un pochino. Wow, la spilla, sempre giustamente in tema del romanzo fantasy, la ninfa di Ephraim, e questi sono i personaggi, credo. Dopo andiamo a vedere comunque, perché poi guardate quanto è bella. Wow, bellissima, c'è anche il drago. Vabbè, dopo andiamo a vedere. 1, pacchetto 2, che bello grosso. Wow, allora andiamo ad aprirlo. Che bello scattare, sembra Natale. Wow, c'è un ulteriore pacchettino. Allora, aspettate, la carta qua in parte, andiamo ad aprire anche l'altro pacchettino rosso. Logicamente sono tutti gadget a tema del libro. Wow, vediamo la Anita quando va a fare i suoi video a spesa, perché si è già capito. La riempirò con cose buone, mamma che bella. Allora, è una bag, una borsa, che meraviglia, io adoro, adoro, adoro. No, guardate che bello, fatta molto molto bene, che bello. È un sacchettino, appunto, una borsa bellissima che userò sicuramente quando andrò a fare le mie spesicce. Lasciamolo così, perché loro sono veramente belli come personaggi, mi piacciono un sacco, mi piacciono un sacco. Poi io adoro i libri fantasy, io leggo Stephen King, poi vabbè, a parte quello, adoro Il Signore degli Anelli, per farvi un esempio, ho letto tante cose, un po', figuriamoci. E 3, pacco 3, mamma mia che bello questo, un ulteriore fiocchetto verde e tutti questi stickerini, è stata davvero un tesoro, guarda, proprio una cosa molto curata, bellissima. Mi dispiace perfino aprirli perché sono talmente fatti bene. Aspettate, qua andiamo ad aprire il pacchettino numero 3, è qualcosa di rigido, andiamo a vedere, voilà. No, ma io spacco sempre tutto. Ma sei proprio un disastro, Nika. Wow. Allora, wow. Mamma, che bello. Wow. Cartopazia, portami via. Che meraviglia. È bellissima, agenda 2023. Ma sei bravissima e veramente incredibile. Bellissima. Ma guardate quanto è bella. 23, e qua si può scrivere tutto quello che voglio. Che bello, bella, bella, bella. Anche mettere in borsa, è comoda, sei davvero un tesoro, bellissima. I tuoi gadget li hai fatti veramente pensando a tutto, una spilla, la borsa, l'agenda, sono tutte cose utilissime. Andiamo avanti che sono curiosa. Pacco 4. Dite, Nika, e dov'è il libro? Calma. Questo lo sto prendendo così, scusami, lo sto sfracellandolo questo. La curiosità, Dai, adesso andiamo subito a vedere, Pacchetto numero 4. Tutto super imballato. Wow.
Ma è fantastico, io non ci devo il caffè subito qua. Perché è una tazzina del caffè super. Mamma che bella! Ma io spero che si metta a fuoco perché merita tantissimo. Cascella Giovanna, la ninfa di Efram. No, ma è una tazzina, ma che pucciosa! È bellissima! No, anzi, non ci bevo il caffè, me la tengo qua. Me la tengo qua sulla scrivania. Ci metto le matitine queste piccoline. Se no ci metto qualcosa. No, bellissima. No. Hai pensato proprio a dei gadget comunque utilissimi. Grande, grande, grande. Allora, 4, 5 e poi abbiamo il 6. Pacchettino numero 5. Bello ciccettino, ciccioccone. Wow, sono troppo curiosa. Aspettate, perché lei ha impacchettato tutto bene con le belle buste, col pluribolo e tutto. Io sto disfando tutto, perdonami. Allora, andiamo a togliere qua. E qua, no, meraviglia delle meraviglie, io ho già capito. Perché sì, avevo letto un po' gli spoiler, così poi dopo non ho più guardato niente. Ho detto via, via dalla testa, che voglio la sorpresa quando apro, che a me piace. Dato che mi ha fatto i pacchettini, è giusto che debba avere la sorpresa, che mi piace. Sì, adesso taglio tutto. Scusa Giovanna se vedi questa distruzione. Wow, poi io adoro le tazze. Perché anche questa è una tazzona. Poi, cioè, manico rosa, interno rosa, io adoro. No, che bella. Aspettate che... No, guardate, la ninfa di Efram, guardate quanto... Poi il bosco, così la foresta, bellissimo. Bella, guardate il manico, l'interno rosa. È bellissima questa come portapenne. Meraviglia. E adesso diciamo che andiamo a aprire, giustamente lasciato per ultimo, ma non perché, per importanza, logicamente, perché è il succo dei gadget, è il romanzo, da dove parte tutto, credo, e parte tutto dalla sua mente, quello, ok, perché comunque ha scritto lei, ha fatto lei, adesso vediamo. Adesso ve lo faccio vedere, lo apriamo perché sono curiosa di vederlo, finalmente ce l'ho tra le mani e non vedo l'ora di leggerlo. Allora, voilà, oh, io adoro i libri. No, ma cioè, aspettate che qua alzo un pochino. Questo è appunto lui. Il nostro romanzo fantasy, la ninfa di Efram. Io adesso non so se, io penso che sì, posso leggere. Lei, quanto sei carina, veramente una bella ragazza. Ecco, vedi Giuna, ci sono molte cose che non conosci, ad esempio non sai che un mediatore è in grado di partecipare, di percepire i sentimenti di chi ha di fronte, è in grado di sentire chi mente, e tu in questo momento non stai dicendo la verità. Giuna vive con sua nonna Gerta e trascorre le sue giornate con Dam, la sua migliore amica. Vivono a Efram, una cittadinella in cui il tempo scorre senza particolari trepidazioni. Eppure un giorno la vita di Giuna viene totalmente scombussolata quando incontra il maestro. È giunto per lei il momento di conoscere la verità sulla sua storia, una storia che si intreccia con quella del popolo che abitava oltre il lago Ourra, spero di pronunciare giusto, e di essere malefico e spregevole, pronto a disseminare la morte, l'Eisnal. Ma il maestro ha deciso di rivelare tutto a Giuna per un motivo specifico. La distruzione è alle porte e non resta molto tempo per agire. Riuscirà Giuna ad accettare la sua vera natura e a compiere una missione molto più grande di lei? Cioè, veramente, mi ispira a me quelle storie qua così, fantasy, io le adoro, perciò non vedo l'ora di leggerlo. Ecco. Comunque, lo trovate in vendita. E adesso andiamo un attimino a sfogliare un pochino, non voglio spoilerarvi niente. Allora facciamo così. Vabbè, scritto molto bene, come non troppo in piccolo, come piace a me. Vabbè, le pagine sono che belle, le illustrazioni sono fantastiche, wow, andiamone.
se riesco a, se ce n'è uno ancora ve le faccio vedere. Meraviglia, bellissimo, bravissima, poi lo leggerò. Infatti mi ha detto che c'era anche, aspettatene, una mappa disegnata, sempre fatta da lei, appunto della, del posto dove è narrato il romanzo qua, la cittadella, guardate, a Efram, ecco, vedete, bene, la terra delle ninfe, lago Oura, che bello, mi ispira troppo tanto, perché poi io ho amato anche, figurate, tanti di quei romanzi fantasy che ho letto. E poi vabbè, a parte gli horror di Stephen King, però vabbè, ho adorato anche Il Signore degli Anelli, poi ne ho letti anche altri che ho di libri, e a me anche queste storie un po' così, un po' particolari, poi se, adesso non so, giustamente non l'ho letto, non so, però si vede un drago, se ci sono anche queste creature fantastiche, a me fanno pazzire. Poi lui mi sa tanto, mi sembra tanto un elfo, non lo so come mai, mi ispira un di elfo, non lo so, però non lo so giustamente perché lo devo andare a leggere, ecco. E niente, mi ispira un sacco, io davvero, sei davvero un tesoro. Poi come mi hai mandato le cose, tutto, io guarda, sono davvero contenta, non vedo l'ora di leggerlo, di usare i gadget perché sono fantastici, sono super belli. E cosa devo fare? Ringraziarti tantissimo, questo è l'unica cosa che posso fare, e leggere il libro, logicamente, che non vedo l'ora di fare. Poi questi stickerini fantastici, i draghetti, che metteremo qua insieme all'agenda. E poi vabbè, qua comunque c'è il bigliettino da visita, ecco, il, dove appunto lei presenta, perché giustamente è giusto così. Comunque sotto vi lascio sempre, perché non so se si vede, non mette tanto a fuoco, su Amazon lo vendono, a Feltrinelli, Mondadori, IBS, insomma, e lo vendono, lo trovate. E niente, io ringrazio tantissimo Giovanna Cascella, che è l'autrice appunto del libro, e le cose sono fantastiche, insomma, ecco. Se siete amanti di questo genere, se siete delle lettrici accanite e vi piace, appunto, niente, vi lascio sotto tutto nell'info box. E niente, vi do appuntamento al prossimo video. Vi mando un bacio enorme, enorme, gigante. E vi do appuntamento, appunto, al prossimo video. Sotto nell'info box trovate tutto. Ciao, ciao! E io ringrazio Giovanna tantissimo, di cuore. E guarda, non vedo l'ora di leggerlo. Appena adesso riesco, perché non ho tantissimo tempo, ma sicuramente quando mi ci metto, e poi me lo mangio. Ciao, ciao! Thank you.